Ardita. Capitano, mancano 3 giornate. L'equipaggio chiede: andremo in porto o no? L'equipaggio in porto sicuramente, vediamo di arrivarci col vessillo. Per quanto riguarda la partita di oggi, è più difficile battere l'Avellino o per l'Inter pareggiare con la Juventus? Ma sono tutte e due partite difficili, per noi sono difficili tutti e tre. Adesso vediamo se la fortuna ci dà una mano, possiamo se non altro riposarci quando entriamo in porto. Di somma i soci in effetti fanno buona guardia, oltretutto è alta la mira di Chierico prima, poi di Ancelotti al termine di questa azione e di Falcao dopo un ottimo controllo col petto. Ma il brasiliano da 30 metri ricalca il gol affibbiato tempo addietro all'interista Bordon. La sua esecuzione merita il replay. È il 37esimo e il campionato sembra ancora una volta archiviato. Il volo verso la curva sud è un classico. Roberto, il pubblico è impazzito, il tuo potrebbe essere il gol scudetto. È troppo presto per parlare del gol scudetto. Stiamo vincendo, l'importante è che vinciamo noi. Falcao si fa il segno della croce. Forse intuisce che Vignola sta affinando la mira. 2 minuti della ripresa ed è traversa piena. Ancora Falcao sugli scudi, al termine di una pregevole triangolazione, ma Tacconi questa volta è al suo posto. Al 20esimo Di Bartolomei nel pezzo forte del suo repertorio, il tiro da fuori. 2-0 e c'è tempo per la passerella di Tancredi. È il 1° maggio, d'accordo, ma il portiere vuole lavorare come tutti gli altri.